buonasera a tutti, ben ritrovati. Questa sera parliamo di un argomento che non avremmo voluto toccare ed è proprio l'ultima donna presa di mira da un uomo che diceva di amare, ma che evidentemente il suo amore si chiamava odio, perché l'amore produce vita e non morte. E parliamo infatti, accennando al caso di Marisa Leo, che naturalmente noi non sappiamo molto, gli inquirenti sono stretti nel riservo perché stanno lavorando a 360 gradi per capire bene quali sono state le dinamiche e i comportamenti che hanno portato Angelo Reina a commettere questo omicidio, che poi è diventato anche suicidio perché subito dopo lui si è sparato un colpo ed è caduto giù dal viadotto che porta da Mazara a Palermo, e più o meno nella zona di Alcamo, Valle d'Afini. La cosa grave di questa situazione è quella che fa capire che purtroppo le donne, nonostante che sono impegnate come anche Marisa lo era, non riescono a salvarsi poi alla fine da chi veramente ha voglia di fare del male, perché dice che aveva una rete di protezione tra amici e parenti, almeno così ci raccontano, però questa rete di protezione, come vedete, si è infranta contro un momento in cui gli è stato chiesto: vieni a prendere la bambina, e lei ha accettato. In questi casi, per esperienza diretta, voglio dire, perché purtroppo chi ha vissuto queste cose forse c'è una marcia in più da questo punto di vista, voglio dire che non solo, come vi dicono tutti, a partire anche dagli avvocati e dai psicoterapeutici, non bisogna accettare l'ultimo incontro, ma non bisogna accettare nessun incontro con questi soggetti, che per alcuni versi sono malati, per altri sono cattivi, e poi capiremo bene dove inizia la malattia e dove finisce con la cattiveria o viceversa. Però non bisogna accettarlo, perché queste persone, appunto, logorate da quella loro rabbia anche di sopraffazione rispetto alla donna, perché questi uomini, appunto, io li conosco e alcuni ci ho avuto a che fare, questi uomini ti considerano un oggetto, una proprietà, e quindi pensano che tu non sia libera di decidere che non vuoi più continuare quella relazione, anche perché molto spesso già in quella relazione stai male, perché sono persone che ti controllano, sono persone che sono gelose fino all'ennesima potenza, sono persone che non ti lasciano respirare, che non ti lasciano vivere. Quindi alla fine è chiaro che tu cerchi di andartene, che devi fare? Per non parlare di quando usano già la violenza prima di arrivare a quella che uccide, picchiandoti in maniera forte e portandoti spesso nei nosocomi per cercare di guarire le ferite, solamente quelle sul corpo, perché quelle dell'anima non guariranno purtroppo mai. Vi presento i miei ospiti, gli ospiti di questa sera, che sono tutte donne, perché non è che volevamo escludere gli uomini, ma perché proprio perché parliamo di un problema che riguarda le donne, forse meglio delle donne non lo può affrontare nessuno, meglio di noi non può capire nessun altro cosa veramente viviamo e come siamo anche fatte, no? Dal punto di vista psicologico, come reagiamo, perché proprio noi siamo fragili. Molti maschi si difendono dicendo: ma guardate che anche le donne fanno violenza, e molte donne rispondono sui mezzi, diciamo, di informazione, anche sui siti internet, eccetera, rispondono: sì, ma sono più gli uomini. Ecco, ora io non voglio fare una diatriba da chi fa cosa a chi, però è certo un dato che da gennaio ad oggi sono 80 le donne che sono morte per colpa degli uomini che hanno ucciso quelli che dicevano di amarli. Quindi ne parliamo con la nostra amica psicoterapeuta Anna Maria Tranchida, con due avvocate donne, tutte e due, e una si chiama Anna Calamia e l'altra, che è di Mazara, quindi magari qui a Mazara la conoscete anche di più, si chiama Mariella Martingiglio. Ecco, con loro affronteremo non tanto il caso della povera Marisa, perché appunto di quello non si può parlare, non sappiamo ancora molto e non è giusto entrare in un caso in cui la magistratura e le forze dell'ordine stanno indagando, ho sempre grande rispetto per questo. Però attraverso questa cosa così grave, questo delitto così efferato, possiamo ritornare a parlare cosa bisogna fare, perché non basta soltanto ricordarlo nei momenti che succedono questi fatti. Noi vorremmo creare, proprio noi, partendo da qua, un presidio permanente. Ne parleremo. Anna, in qualità di psicoterapeuta, vorrei che mi spiegaste che cosa succede, perché esistono uomini che fanno questo. Mi dico che ci diamo del tu perché ci conosciamo tutte quante benissimo e quindi chiaramente sarebbe, insomma, poco serio fare la formalità, diritto.
Allora, il discorso naturalmente può essere molto lungo. Può essere molto lungo perché accade questo. In questo momento noi stiamo descrivendo un fatto che è avvenuto, che è un caso di violenza di un uomo nei confronti della donna. Però dobbiamo estendere un po' il discorso a quello che è la violenza e non sempre c'è una spiegazione al discorso della violenza se non al fatto che ci sono delle situazioni che possono fare scaturire la malvagità che c'è all'interno dell'individuo e che questa malvagità può avvenire fuori in modi diversi. Naturalmente ci sono degli individui, anzi tutti gli individui, che man mano che nascono, crescono e insomma diventano grandi, formano delle strutture di personalità e quindi queste strutture di personalità, che tante volte sono delle strutture difensive anche di personalità, li portano a agire in determinati modi. Quindi a volte ci sono delle strutture di personalità che portano l'individuo ad agire in un determinato modo. A volte ci sono degli avvenimenti che fanno scaturire dei raptus, delle situazioni dove a volte magari l'episodio di violenza non è realmente voluto. Però in Ok? questi casi Quindi degli dobbiamo omicidi sulle distinguere. donne da Sì. parte degli uomini, vediamo che invece Sono c'è prima una intenzionali. grande azione di stalking, il che significa che non è un raptus, non è qualcosa che viene all'improvviso. Allora, non Allora in questi casi cosa succede? tutti hanno diciamo, un pregresso che è lo stalking, però può succedere e solitamente quando c'è un pregresso dove c'è uno stalking, solitamente ci possono essere delle strutture di personalità che possono riguardare per esempio la paranoia piuttosto che dei disturbi border o dei disturbi ossessivi, compulsivi, perché difficilmente degli altri tipi di personalità riescono a tenere un certo tipo di comportamento sempre uguale per lungo tempo o hanno un'ossessione che diventa pervasiva al punto tale da creare delle situazioni che poi diventano di emergenza, no? Quindi sicuramente ci sono degli elementi che possono essere individuati già prima della persona e tendenzialmente queste persone hanno già comunque usato dei comportamenti che lasciano intendere che comunque sono delle persone che non hanno un'integrità solida, non sono delle persone solide, ma sono delle persone che possono agire in modo anche improvviso e Anche anche in coloro modo che non sanno violento. contenere la rabbia, per esempio. Assolutamente, le persone che tendenzialmente non sanno contenere, non hanno la capacità, non hanno quel contenitore per contenere le emozioni e tendenzialmente le persone che non hanno questo tipo di contenitore sono delle persone che provengono da un sistema precedente che non ha fatto loro da contenitore che insegnasse loro a contenere, utilizzando sempre questo termine, le emozioni e quindi imparando poi dopo a gestirle in un determinato modo. Anche le Noi frustrazioni, per esempio. assolutamente, le frustrazioni che Perché i poi giovani, per generano esempio, delle di oggi emozioni. sono poco abituati alla frustrazione. Allora, stai toccando, devo dirti, delle parentesi che sono delle parentesi che necessitano veramente di spazi ampi, perché ogni parentesi di questo tipo va a descrivere delle persone, dei racconti e delle situazioni che caratterizzano soprattutto questo momento. È vero che in questo momento sono tante le donne che stanno subendo violenza, è anche vero che nel tempo non è che ci sia tantissima differenza, perché i casi di violenza sono sempre quelli, è che in questo preciso momento storico finalmente forse se ne sta parlando di più e si sta agendo in un determinato modo e si sta decidendo comunque di agire in un Tanto è vero che la determinato politica modo. parla di Ma emergenza. ricordiamoci che noi veniamo comunque da una legge di cui poi dopo ve ne accenneranno insomma le colleghe che sono molto più esperte Il di codice me. rosso, dici? Che è la legge che proprio riguardava il codice d'onore che Ah, quella a voleva. suo tempo, Esatto, dove quella che comunque. garantiva all'uomo di poter uccidere per onore. Gli è Ma rimasto mentalmente, ancestralmente? allora, diciamo che quando comunque avvengono delle variazioni, che sono delle variazioni sociali, non è detto che queste variazioni vadano Parallele. insieme, parallele, camminano parallelamente con quella che è il sistema educativo e il sistema di scelte di vita e di convinzioni riguardo veramente quello che può essere la donna, perché stiamo toccando in questo momento questo tema, ma come tanti altri temi.
Ok, quindi il fatto che ad un certo punto avvenga una variazione, non è detto che questa variazione venga accolta veramente Recepita. all'interno delle famiglie, perché quello che io tento di spiegare tante volte alle persone, anche ai miei pazienti, che spesso l'educazione maschilista viene impartita dalle donne più che dagli uomini. Sono le Per donne che esempio, certe volte. con quali comportamenti? Allora, ti faccio un esempio. Ci sono casi, per esempio, di nonne che insegnano alle figlie o alle nipoti a come comportarsi con l'uomo violento, cercando di non farlo arrabbiare. No, non fare così, che poi. No, ma non ti Io so preoccupare, di non gli dire peggio, le cose che poi dopo è. No, ma tu sì. fagli il sorrisino, poi dopo tu la Io so di condanna. peggio. Cioè, questo A che me una cosa vuol volta è dire? stato risposto: gli uomini possono tradire e possono picchiare, e tu ci rimani assieme lo stesso. Ecco, cioè questo qua diciamo che fa parte dell'insieme, per quello che ti dico che la variazione che deve avvenire in modo culturale, deve essere una variazione culturale, perché fin quando io insegno ad una donna, e se io insegno ad una donna più piccola come ci si deve comportare con un maschio, in questo caso abusante, vuol dire che io ho subito un abuso e che ho imparato questo tipo di comportamento. Certo. Ok, quindi il trasferimento è generazionale. Poi mi dispiace che in questo momento stiamo parlando ovviamente di violenza dell'uomo nei confronti della donna, ma questo è il tema. Ma in realtà ci sono anche tanti comportamenti abusanti delle donne nei confronti degli uomini, Che perché ci non sono. arrivano a uccidere più delle volte. È Allora, la più donna non raro. arriva ad uccidere, però agisce il maltrattamento in altro modo, perché tendenzialmente il maltrattamento lo si agisce sempre verso l'essere più debole. Ok? Quindi Quindi è parliamo di vero un che una maltrattamento donna di psicologico nei altro tipo. comportamenti. Allora, ci può essere il maltrattamento psicologico sicuramente, perché noi abbiamo tanti casi, per esempio, di donne che per esempio possono avere dei nuclei psicotici, possono avere delle dispercezioni delle realtà, possono essere delle donne borderline, non parliamo di donne che sono loro che fanno stalking, che sfasciano le Lavoro, donna, macchine, che lavoro. si presentano Sì. davanti a casa, che buttano l'acido in Follia. faccia ai mariti o agli Sì. ex compagni che li hanno lasciati. Esiste anche questo. Non è questo l'argomento di oggi, però adesso non è che possiamo soltanto colpevolizzare gli uomini. Però ecco, in questo caso invece che stiamo parlando di uomo nei confronti della donna, Però mi sembra allora. di aver capito, scusati se ti interrompo, mi sembra di aver capito, almeno come tu l'hai posto, dimmi se sto Sì. sbagliando, che la donna è più un fattore legato a una malattia, a una percezione errata della No, realtà, mentre nell'uomo poi anche no. culturale, nel senso No, io ho no, 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 no. il potere di potertelo fare, a me spetta, ritornando al discorso dell'onore. Ah, è interessante questa domanda, nel senso che la malattia, se così la intendiamo, io non la intendo tanto malattia, io la intendo come, diciamo, struttura di Sì, in personalità. questo senso la volevo. Ecco, però tanti la intendono come malattia, No, dipende no, dalla scuola di provenienza. Però non è che ha un sesso, cioè uomo o donna, poi ci possono essere magari delle situazioni che possono essere più femminili, delle situazioni che possono essere più maschili, però tendenzialmente è così. Però poi dopo quello che è invece diciamo l'influenza culturale è un qualche cosa che va a influenzare i comportamenti. Quello che ti dicevo è che di solito la violenza agisce tendenzialmente contro il più debole. Quindi noi e quello che hai a portata di mano, il più vicino, perché poi per esempio ci sono delle donne che sono patologiche che agiscono la loro violenza con gli anziani, negli asili. sì, Ok? sappiamo, Quindi cioè, con come i no? figli, ci sono Sì. donne che sono loro che portano l'agnello sacrificale al marito. Cioè, Cioè, è assurdo, per me è concepibile, quindi, però purtroppo c'è. ecco, quindi quando parliamo di violenze e di abusi, a volte ci sono delle situazioni che si vanno a connettere, perché noi tante volte siamo abituati a parlare di vittima e carnefice, ma a volte invece dobbiamo guardare gli aspetti dal punto di vista della danza relazionale che c'è in quella situazione e che cosa sta accadendo in quella situazione. Poi chiaramente purtroppo il più debole diventa vittima nel momento in cui c'è l'atto drammatico, come per esempio nel caso di questa povera ragazza, mamma. E di questo caso drammatico che è avvenuto, dove vorrei ricordare, vorrei non dimenticare che la bambina che in questo momento è rimasta A orfana di 4 anni. padre e di madre, non soltanto di madre. Quindi il gesto è stato talmente drammatico che la bambina in questo caso sarà
vittima comunque di una situazione e dovrà affrontare del tempo una situazione dove c'è un disastro familiare, perché questa bambina ha perso tutto. Quindi in questo caso bisogna stare vicini a queste famiglie, perché sono famiglie che non sono più le famiglie di prima. Quando avvengono dei fatti così drammatici, i nonni non sono più gli stessi nonni, i fratelli non sono più gli stessi fratelli, ok? Quindi nel mondo di questa bambina di 4 anni è cambiato tutto. Ha perso la mamma in modo drammatico per l'agito del padre, ha perso il padre che poi ad un certo punto ha deciso di suicidarsi, e ha perso in automatico quello che era tutta la famiglia precedente, perché dopo questo evento la famiglia è cambiata. Quindi è per questo che bisogna ad un certo punto cambiare tutto quello che è il punto di vista sociale su questi disastri, perché ci sono troppi bambini che stanno andando a pagare queste situazioni, ci sono troppe donne che stanno andando a pagare queste situazioni, e in un certo senso c'è anche questo uomo che, per quanto sia colpevole e per quanto sia diventato un mostro, è anche lui una vittima di un qualche cosa che non è stato visto, che non ha funzionato, perché questo uomo andava tutelato, andava aiutato da se stesso. Andavano tutelate tutte le persone che c'erano intorno, e quindi ovviamente c'è, è una situazione questa molto 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 delicata, una situazione drammatica vista da tutti gli aspetti, un disastro. Oggi infatti la domanda che ci chiediamo, e penso tutti, sia come professionisti che operiamo, sia nell'ambito dei cittadini, perché? Che cos'è che non ha funzionato effettivamente? Perché il sistema non è riuscito a proteggere appunto la vittima di violenza in questo caso. Cioè una donna che è già vittima di violenza, invece di essere quindi protetta proprio dal sistema, ha subito proprio un'escalation di violenza, la cui conclusione è proprio il femminicidio. Quindi oggi anche da un punto di vista giuridico, sotto il profilo giuridico, ci chiediamo proprio questo. Perché la giustizia, oggi diciamo che per la giustizia è un fallimento. Ma un fallimento perché? Perché non sono state, almeno da un punto di vista giuridico, poste in essere tutte quelle iniziative che sono previste dal sistema, che vengono quindi garantite per questa tipologia di condotta, quali lo stalking, quale il maltrattamento. Effettivamente oggi bisogna dire che la violenza di genere, cioè però la violenza... c'è un problema nel caso specifico, perché avendo una bambina piccola, magari lei cercava di farla vedere, poi è stato fatto anche l'affidamento condiviso, congiunto, come si dice. Sì, questo non è un punto di vista civile. E quindi, sì. Ma questo capito, anche lei la bambina che magari minore, di 4 anni... Anche lei che magari voleva sperare di salvarlo, questo uomo che lei ha tanto amato, ma anche qui, come appunto, madre della bambina che ha fatto il giorno. È qui che fallisce il sistema, perché nel momento in cui accadono queste dinamiche, nessuno delle persone che danzano all'interno di questa dinamica devono essere più in grado di decidere, ma ci deve essere un sistema che tutela le parti fino a quando le parti non sono in grado di perché è come se fossero messe un meccanismo che li aggancia, sì, e però che in qualche modo occorre... Perché allora quando noi parliamo per esempio di disturbi di personalità, slegandoci un secondo da questo caso, noi dobbiamo pensare che non è che tutte le persone sono dei tecnici e quindi distinguono un disturbo di personalità. Certo. Per una persona, suo marito è Tonino, è Pino, è Gino, è Paolo, è una qualsiasi persona, è un essere umano, non è che distingue. E quindi ovviamente... soprattutto quando ci sono certe situazioni, ci possono essere delle situazioni dove ad un certo punto si prova a rivedere, c'è il contesto che ti convince, gli amici che ti dicono ma dai, e pur sempre c'è la bambina, e la bambina non gliela devi far vedere, e questo è così, sì, e questo è cos'ha. Poi ci può essere delle situazioni dove in qualche modo magari tra virgolette si fa pace, quindi non è facile per le persone che sono coinvolte all'interno di questo sistema, capire a volte che diventa un sistema pericoloso. Oggi. È per quello che devono intervenire gli esterni. Ma infatti mi riallaccio al discorso poco fa fatto da Anna, che è corretto. Oggi bisogna effettuare una maggiore tutela nella fase preventiva rispetto a quella del processo. Cioè per arrivare, io cioè, oggi... Cioè si dovrebbe non arrivare al processo, ma... Nel senso che oggi ci sono... Sì, prevenire è meglio di curare, perché se io oggi sono vittima di violenza,
come faccio a tutelare me, come faccio a tutelare la madre che sono, perché a volte appunto si parla di vittime, in questo caso di, oltre che di genere, anche assistita. Quindi oggi bisogna capire quali sono le problematiche, oggi ci sono gli strumenti. Io oggi posso denunciare questa persona attraverso le autorità competenti o attraverso lo sportello che c'è. Aspetti, appunto, io oggi ho questo mezzo, questo strumento, posso rivolgermi direttamente allo sportello antiviolenza che c'è presso il Tribunale di Marsala, Procura della Repubblica, in cui proprio abbiamo delle persone formate, delle persone valide, delle persone competenti, perché io oggi non solo vittima, ma anche chi assiste, se io ho vicino di casa che ripetutamente assiste e ascolta le liti, devo denunciare, certamente. Io ho lo strumento, cioè non posso stare a guardare, per questo però dobbiamo prevenire, è molto difficile. So, però io cosa faccio vittima quando mi rivolgo allo sportello? O materialmente perché ho subito la violenza, a un certo punto scatta in me quella posizione, quindi esco proprio di casa e vado dai carabinieri. Oppure chiamo il numero verde che è sempre attivo H24 e mi risponde dall'altra parte un operatore che mi assiste, che mi dà l'aiuto concreto, che è innanzitutto quello dell'ascolto e anche attivo. Dall'altra parte c'è una persona che viene formata e quindi mi aiuta o comunque mi fa una valutazione del rischio per la donna, perché a questo punto ecco che lì la formazione è primaria, perché io oggi posso essere un operatore del diritto però non avere quelle competenze. Quindi chi ascolta dall'altra parte fa questa valutazione immediata del rischio, successivamente contatta la persona e si ha questo incontro visivo con la parte perché possa raccontare quali sono gli episodi, quali persone sono state coinvolte, se effettivamente si tratta anche di una minaccia avvenuta anche con la presenza di minori, quindi tutta l'intera famiglia, l'intero nucleo possa essere messo nelle condizioni tali di essere tutelato. Dopodiché è così che si inizia tutto un percorso preventivo, un percorso adatto a questo soggetto che si è rivolto alle autorità. E da là, una volta denunciata questa situazione, e vi è proprio il maresciallo capo che prende, è una persona squisita che è altamente formata presso quindi la Procura della Repubblica, che ratifica la denuncia. In questo momento ci sono le autorità competenti, cioè la PG, la Polizia Giudiziaria, che ha il compito immediatamente di trasmettere al pubblico ministero. Sì, però nel questa cui, situazione. Fammi capire una cosa, nel momento in cui io denuncio, perché io conosco questi fatti, denuncio, cosa succede in realtà? Prima che la denuncia arriva al pubblico ministero? No, immediatamente. Oggi appunto è una corsia previdenziale. Oggi da quanto? Oggi da quando? Dall'altro ieri? No, già da parecchio tempo. Non dobbiamo, i mezzi ci sono e se vengono, se si crea all'interno del sistema un vuoto è perché ancora non c'è un sistema che abbia compreso che bisogna fare una rete di costruzione preventivo prima di formazione, perché i mezzi ci sono e le persone vengono tutelate. Ogni giorno assistiamo a queste situazioni, ogni giorno la Polizia Giudiziaria trasmette immediatamente al pubblico ministero e il pubblico ministero ce l'ha i poteri, entro 3 giorni deve ascoltare la vittima, ha l'obbligo di ascoltarla e vengono date le tutele. Oggi quello che è successo, e la donna è vero, è vittima appunto di violenza, deve essere protetta. A me però ci costa questo, cioè non è che io voglio, questo, voglio demolire. Questo è il codice. Codice. Io non è che voglio demolire quello che tu stai dicendo, sono convinta che appunto il codice lo preveda e che le ultime leggi messe in atto proprio in virtù di quanto è accaduto, non adesso, in questi ultimi decenni, abbia finalmente spinto chi legifera di modificare alcune cose e di ampliare anche le pene e i comportamenti di sbrigarsi. Però io che conosco che cosa significa ricevere violenza, purtroppo avete beccato la persona sbagliata che può rispondere a tutto su questo, so che non intervengono subito, so che spesso ci vogliono denunce su denunce su denunce contro denunce, e nonostante che arrivano agli organi competenti percosse, maltrattamenti, ingiurie, ancora aspettiamo fino a che poi succedono i fatti gravi. Per esempio, adesso tanto per voler dire, questa era una di queste cose che racconto
si riferisce a 35-40 anni fa, che era cambiato tutto quanto, che è cambiato tutto quanto. Però voglio dire, c'è gente che è costretta a lasciare il lavoro, la famiglia, la vita e trasferirsi in un'altra regione per potersi salvare la vita. E questa è di una gravità che uno Stato non lo deve permettere. Allora, qua parliamo poi su un altro campo, quali sono gli interventi da poter operare? Perché il sistema giustamente deve essere migliorato o comunque deve essere reso efficiente. Quindi innanzitutto, in primis, la tutela preventiva, poi le risorse finanziarie, ma che vi sia un piano proprio d'azione antiviolenza e quindi le case di rifugio utilizzate da parte di chi ne ha veramente bisogno, perché appunto occorre investire nella formazione, nella tutela preventiva e dare a queste persone che hanno questa necessità nell'immediato di essere protetta affinché non si realizzi proprio il femminicidio. Oggi ci pure sono, sembrava che autoprotegge e scappi lontano 10.000 chilometri. Non tuteli no, comunque la posizione, perché migliaia di chilometri. Io sono molto critica su queste cose. Sentiamo infatti, perché a me fa piacere che chiaramente si pensi che la legge debba e faccia giustizia, però siccome siamo qui a parlare di quello che non ha funzionato, mi sembra doveroso non chiudere gli occhi, pur riconoscendo a tutti le loro capacità e le loro azioni, dobbiamo anche riconoscere però che ci sono delle cose che ancora non vanno bene. Anche quando chiami il 112, per esempio, qualche sera fa l'ho chiamato, magari rispondo, ma se non si preoccupi non sarà come l'altra volta. E che ne so io se sarà come l'altra volta? Che risposta stupida è? Allora, io sono molto critica, Patrizia, su questo versante, senza nulla togliere a quello che la legge ha cercato di fare, lo Stato ha cercato di fare legiferando col codice rosso, la tutela, quello che è all'interno delle caserme, è ormai il codice per cui se fai una denuncia per un maltrattamento in famiglia, prende una via principale, arriva subito al pubblico ministero, c'è la strada preferenziale, c'è la corsia preferenziale. Si sono strumenti, sono piccoli strumenti in un mondo enorme in che corre più prima di loro, che non sono né sufficienti né sono bastevoli, perché la problematica è al di là di questa, di questo. Questo può essere soltanto un tragitto che si può forse al primissimo stadio che si può percorrere, però va a 360 gradi. Dobbiamo inquadrare la problematica che parte, parliamo di donne in questo momento, che parte dalle vessazioni e dagli abusi delle donne in genere, sia minori che non minori. Queste vessazioni attraversano una fascia di problematiche diverse. La donna non denuncia perché ha paura, la donna denuncia e la prima denuncia non viene tenuta in considerazione. Questa è la verità. E poi denuncia, però se ne pente perché... Come ha fatto Marisa. Perché vede che passa il tempo e non perché succede passa niente, il tempo e la mentre l'altro si innervosisce e la giustizia di più non arriva, perché passa diciamolo il tempo, può essere stata minacciata, esatto, perché passa il tempo e vuole recuperare il rapporto, perché passa il tempo e vede che lo Stato non è intervenuto. Per tutto perché questo passa il tempo e lei si trova ancora lì per con tutto quel questo problema. Quindi questa è una fattispecie, questa è una degli aspetti di questo ventaglio enorme. Quindi la donna in questa posizione subisce una condizione che non può rivelare spesso alla propria famiglia, perché prima perché non la vuole coinvolgere, secondo guarda, perché è successo a me, quindi lo capisco. Secondo perché se la coinvolge teme le conseguenze. Certo. Terzo perché se la coinvolge la famiglia può non capire e addirittura prendersela con lei. Ci sono tutti questi aspetti che la dottoressa qui presente ha certamente studiato, ha certamente anche avuto modo di esaminare nel suo percorso. Questi sono tutti aspetti legati a questo momento qui. Poi ci sono le condizioni che riguardano l'aspetto non di chi denuncia, ma del denunciato. Cosa succede? Avviene nel momento in cui qualunque persona decide di mettere a conoscenza lo Stato di quello che sta succedendo? Cosa avviene al denunciato? Cosa? Niente. Oggi niente. Lo so. Il percorso di cui abbiamo parlato, l'ascolto, pompa, tinta, lì, finisce lì.
il denunciato resta a casa sua e si fa la sua vita tranquillamente. No, tranquillamente continua a fare soldi, e continua tranquillamente a fare minacciare, quello che manca. Nella, e lì sono molto critica nei confronti della legge del codice rosso, è che si è pensato alla tutela della donna non pensando che questa tutela parte dalla, non dico privazione della libertà, ma dal controllo immediato dell'offensore. Quindi perché? Il braccialetto elettronico, perché se l'allontanamento reale, non 500 metri. Non lo potrai tutelare mai l'offeso, certo. A 360 gradi. Ti ho detto che non... sono dovuta scappare di migliaia di miglia. Ma non gli potrai mettere mai la guardia del corpo, non gli potrai dare, ogni donna che denuncia non gli puoi mettere una scorta. Certo. Allora, il principio è, se non hai la scorta per ogni donna che denuncia, fai una cosa, ferma l'offensore, che è la cosa più semplice, è la cosa più immediata, non solo perché questo diventa un modo efficace per fermare la violenza, ma anche deterrente, perché certo. Quello diventa il deterrente per cui io ti dico, ci penso stai prima. Attento, perché vedi lui, l'ha fatto, vedi che fine ha fatto, quindi siccome, scusatemi, io non sono una siccome psicologa, però nell'essere umano, tranne le vittime, nell'essere umano funziona molto il deterrente, certo. Della lo vediamo perdita, già nei figli quando sono bambini, nella perdita della libertà, no. Stai attento, non ti faccio uscire, non ti faccio uscire, non rompere il giocattolo, esatto. Perché non te ne compro più, pum, certo. Non so se sono metodi educativi, con me hanno funzionato, con tutti funziona. Sì, diciamo che... cioè mia nonna mi ha minacciato da piccola, io ho cercato di fare la brava persona, certo. E ha funzionato. E dico, certo, ci vuole un equilibrio anche in questo, certamente, sì, sì, certo. Educare. No, nel senso che io sono molto d'accordo con quello che stai dicendo e lo condivido. L'unica cosa che va bloccato proprio in modo coercitivo, soprattutto se si tratta di un disturbo antisociale, perché in quel caso non sono dei piccoli ammonimenti che gli fanno paura, anzi. Ma quello sarebbe l'ammonimento del questore, che è tutta un'altra cosa. No, assolutamente no. Io l'ammonimento non entro nel dice merito, lei parlava... No, io ti dico, non entro nel merito, ci sono molti metodi per fermare una persona. Lei parlava di un ammonimento che era proprio che bloccarlo. Dicendo, però che io ti dico che se io ricevo, se lo Stato riceve una denuncia, scusate, faccio una, sì. Ti faccio un sì, appunto di diritto, no? Se io sto male e vado in ospedale e mi ricoverano, io sono di proprietà dello Stato, la mia salute è dello Stato. Ho la libertà di andarmene, mettere firma, mi assumo tutte le responsabilità, però fino a quando sono dentro una struttura ospedaliera, della mia vita e della mia salute risponde lo Stato. Faccio questa premessa. Questo assunto. Se io sono, per assurdo, io sono una donna, ho subito una violenza, vengo da te Stato e ti dico sto subendo una violenza, ti metto la mia vita nelle mani, come fa uno che entra in sala operatoria. La mia vita è nelle mani dello Stato, a quel punto dentro quella sala operatoria non sono più io che mentre mi operano devo decidere quale che voglio tagliato fate. Il piede a posto, certo. Della gamba, giusto? Certo. A quel punto io entro in sala operatoria perché ho chiesto aiuto allo Stato e in quel momento è lo Stato che decide, sì. A quale tipo di terapia io devo essere sottoposta, esatto. E questo vale sia per chi denuncia sia per chi è denunciato, giusto. È quello che ti dicevo, è un principio di diritto, però non avviene. Ma non avviene che la legge non arriva a percepire. Si ferma prima. Si ferma molto prima. Quindi ti dice, tu vieni, denunciami, io ti ascolto, però poi sei libera di fare quello che vuoi. E allora... Perché la vita è la tua. E non funziona. Perché poi succede che le donne tornano indietro, le denunce si ritirano, poi se ne pentono, poi non c'è abbastanza assistenza. Secondo me nei momenti non sono in grado di andare a procedere. Poi non ci sono le strutture, io non ci sono le forze dell'ordine per sì, lo disponibili, so. Non c'è più niente. Non so, abbiamo le macchine fuori, le conosco. Perché se poi controlli le 80 donne che sono state ammazzate, 79 di queste avevano fatto già una denuncia, almeno una. Sì, più di una. Almeno una. Dico, su 80, almeno 79 avevano denunciato. E se a quella prima denuncia qualcuno avesse fermato l'offensore, avesse imposto alla donna... È pur vero, comunque, collega, che chi denuncia poi a volte ritira la denuncia. Però cioè, ecco, io volevo arrivare a questo. Perché... No, cioè, Anna, tutto questo... tecniche... allora, Anna volevo arrivare a questo. Però... Volevo dire che dire secondo me, perché... quando parte una denuncia, questo lo voglio dire pubblicamente, quando parte una denuncia, anche quando viene ritirata, io andrei a guardarci meglio, per
perché molto spesso le denunce di questo genere, non parlo di denuncette stupide e cretine, le denunce di questo genere vengono ritirate perché vengono spaventate le persone, perché se noi stiamo parlando di un soggetto violento, e guarda che vi parlo per esperienza, non sto dicendo cose inventate, non è soltanto il soggetto. E se il soggetto è violento è chiaro che io ho paura. C'è gente che ti proprio telefona e ti dice: io ti uccido e occulto il cadavere. Sì. Uno, ti due, tre, cento, quanto mi faccio scomparire. Sì, e quindi tu alla fine cosa fai? Continui a denunciare? Scappi, no, e te ne vai a New York, perché è l'unica cosa che puoi fare in quel caso. Però non è giusto che tutte devono andare via dalla propria città, devono lasciare il proprio lavoro, devono lasciare i propri affetti. Non è giusto. Su 100 donne che denunciano ce ne sono 1000 che non lo fanno. Esatto, partiamo da questo presupposto. Quindi guardate che il campo è enorme. Certamente. Perché se ci sono 100 donne che denunciano, e di queste 100 poi 90 le ritirano, le tolgono, ce ne sono 1000 che non hanno denunciato. Perché fatti. Non hanno in realtà fiducia nelle istituzioni, e allora di questo dobbiamo parlare, perché se noi non riusciamo a creare la fiducia possiamo parlare di tutto, possiamo mettere le leggi più belle di questo mondo, non risolviamo, è la fiducia. Perché con un psicoterapeuta la terapia funziona? Perché si instaura il rapporto di fiducia. E allora io ho fiducia di te, della tua professionalità, e ti affido tutto, ti racconto tutto con estrema tranquillità, onestà, e vuoto il sacco completamente. Quindi a quel punto l'altro ti prende in affido e ti aiuta su tutto quello che c'hai. Ma se questo non si può fare, è chiaro che noi abbiamo le punte spezzate e facciamo finta che stiamo facendo qualcosa, parliamo di emergenza, ma l'emergenza, quando è emergenza, deve essere emergenza nei fatti. Dal secondo già dovevamo intervenire con qualcosa, invece stiamo ancora fermi e può succedere un altro omicidio mentre noi stiamo parlando in questi istanti. Continuamente, anche fra un attimo può venire una donna, ma sicuramente. Quindi non abbiamo fatto niente di questa emergenza, cosa vogliamo farne? Io chiedo anche ai governi che chiaramente... Io farei anche qualcosa a livello comunale, perché io ritengo che al di là di quello che può fare la nazione con il proprio governo, io credo che ogni comune dovrebbe adottare un sistema di qualifica di persone, che non è detto che siano soltanto psicologi, avvocati, possono essere anche persone che hanno ricevuto queste violenze e quindi possono spiegare meglio come ci si difende, come funziona, perché non avere paura, a chi affidarsi, come confidare certe cose. E quindi fare in modo che le persone si avvicinano e veramente si possa poi intervenire praticamente, concretamente, perché altrimenti continueremo a parlarne, a parlarne, a parlarne, a riempirci la bocca, forse anche fiumi di giornali scritti di belle parole, di grandi giornalisti, di belle firme, però poi non abbiamo risolto niente. E allora no, non ce lo possiamo permettere. Noi non ce lo possiamo permettere. L'intervento deve essere fatto chiaramente, io non sono l'ultima a poterlo dire, non sono una giurista, faccio la mia povera professione di avvocato, però nella tua povera professione di avvocato hai visto i casi e quindi conosci però il concreto, vivo nella il società. Concreto quello che succede, ed al di là di tutto quello che viene scritto, io ti assicuro che fino all'altro ieri, per casi che mi capitano tutti i giorni, che fino all'altro ieri l'ultimo mio caso di violenza su una donna dopo una separazione tra persone altolocate per bene, sì, perché diciamo la verità, è trasversale la questione, incensurate, quindi senza che tu assolutamente possa mai immaginare una roba del genere, lo so. Un'aggressione che io vado a denunciare con un codice rosso, per cui ti aspetti la presa di posizione della magistratura, un intervento, a prescindere se quello è un criminale, un delinquente o un incensurato, perché se l'ha fatto in quel momento, c'è un problema. In quel momento già non è più incensurato. Abbiamo atteso con ansia che cosa succedeva, perché tu dici c'è il codice, non è successo niente. 3 mesi dopo è arrivato un decreto penale di condanna a 5.000 euro. Lo so benissimo. Ma stai scherzando? E quello con 5.000 euro si fa una risata. Ma quello si fa una risata. Perché non sono 500.000 euro. Ce l'ha pure con la pena sospesa. Che cosa vuoi che gliene freghi a quello? Che deterrente è quello che la giustizia pone in essere nonostante la legge e il codice rosso? Che cosa abbiamo ottenuto? Abbiamo ottenuto che la donna che ha subito mi ha chiamato e mi ha detto: avvocato, la prossima volta... Io non è che vado dai carabinieri, mi cerco una squadra e lo faccio picchiare.
se ce la faccio, se no ma infatti, devo tra, subire. Ma infatti, tra i giovani, capisci cosa si innescano? No, no, perché tra i giovani c'è quella di. I giovani con i quali io parlo molto spesso mi dicono: ma ancora credi alle istituzioni, allo Stato, alle leggi, alle cose? Uno si deve fare giustizia solo. Io sono preoccupata perché mi domando se abbiamo portato i giovani a pensare che in tutte le cose che gli avvengono si devono fare giustizia solo. Vedi che siamo una società fallita. Perché poi la magistratura non ha gli strumenti, cioè la legge non ha messo, non ha fatto... come dire, sì, ma col fatto che scarica barili, no. Io non è colpa mia, non è colpa quando, di quell'altro, è colpa mia. È come quando devi in cucina devi seguire devi la ricetta, devi preparare una torta, no, hai tutta la ricetta bella scritta, hai tutti gli ingredienti e poi non hai il forno per infornarla questa torta, come te la mangi cruda? Allora dico, l'esempio è banale, freddo. L'esempio è banale, qui il problema è che poi la magistratura che ha sul tavolo il codice rosso, che ha tutte le vie preferenziali e tutto quanto, non ha, ma lo Stato non gli ha messo su, non ha modificato quella parte della l'impianto. Legge che consente di applicare una custodia cautelare a uno perché è denunciato per una violenza su una donna, perché se è incensurato, se non c'è pericolo di fuga, se non gli possono fare nulla. Poi il magistrato ha le mani legate. Vabbè, ma scusa, ma come lo stabilisci che non c'è pericolo di fuga? Scusa, magari che è incensurato si vede perché non ha pene, sì. Ok, ma che non c'è pericolo di fuga, ma chi lo stabilisce? Ma è semplicissimo, perché ti guardano e ti dicono, ma questo svolge regolare attività di lavoro, è dipendente della ditta, non ha motivo. Non ho capito, ma può e decidere non di... non c'è il pericolo di fuga. Sì, vabbè. Capisci come... su, aleatorio però, su indicazioni che fumogeno. Sono così, che si applicano, no, che si applicano a chiunque, certo. Senza distinzione di genere e di razza, perché il principio che non c'è pericolo di fuga vale per il boss di primo livello, per chi ha fatto un incidente stradale e ha schiacciato il piede all'ultimo, ma che almeno quello ha fatto in stradale l'ha fatto apposta, e per l'uomo che ha tentato di uccidere la propria donna, che poi, è lo stesso principio, vale, questo principio vale per tutti, che poi per l'uomo che ha tentato di uccidere una donna o che ha in mente di uccidere una donna, proprio l'idea che non c'è il pericolo di fuga sta nel fatto che c'è lì la donna. Certo, ma non quando non se c'è andrà... pericolo che va via da lì perché se lui ce l'ha già la sua fuga, quella, e fuga di andare a uccidere loro. Vive per perché quello. Lui c'ha l'idea di andare da quella, il suo cioè, obiettivo, cioè non si muove il suo pallino. Soprattutto se, per esempio, come dicevamo prima, è uno stalker piuttosto che una persona che è ossessionata, eccetera, eccetera, ma non si muove dal luogo. Senti, ma questa e poi cosa gli fai? Gli fai il divieto di avvicinamento, ma a 500 che metri. Se ne frega uno del divieto di avvicinamento, dai, sì. A 200 metri dall'abitazione, perché se quella poi esce e va a 250 metri dalla è colpa sua abitazione, sua. È colpa sua perché il divieto, quello quindi, l'ha rispettato il divieto. Quindi io praticamente non posso uscire di casa, poi dopo 200 metri poi anche volendo una donna che sta rischiando la propria vita, con che idea si muove in giro per la città sapendo che anche a 200 metri c'è una persona che comunque la sta osservando? Sì, c'è sempre. Cioè, non è ti qualcosa muovi, di incredibile muovi, sapere se... che c'è una persona che sta osservando tutte le tue mosse, che vuole sapere che cosa fai, con chi sei. No, non è una cosa non semplice ti, non da ti gestire. Muovi così facilmente. E vivi continuamente con il batticuore. Se vedi anche da lontano un soggetto che gli somiglia, ma non è lui, già stai male. E se lo incontri, passi col semaforo rosso e sali sui marciapiedi, perché chiaramente sei terrorizzato. Rischi di far fare male agli altri pure e di far uccidere lei da sola perché è costretta a salvarsi in questo modo. E allora modo. Bisogna agire sull'offensore. Certo, cioè, sono d'accordo. Non è che li possiamo mettere tutti in carcere, che in carcere posso non ce n'è. Creiamo. Ma che intanto possiamo creare carceri nuove e farle anche intanto in maniera più decorosa. Abbiamo strutture in tutta Italia disponibili, vuote, dove possiamo creare dei centri per il recupero. Questa gente ha bisogno di essere recuperata. Esatto. Ma esatto. Questa gente va curata. Va curata. Se poi non si offrono disponibili per una cura perché sono ammalati di qualcosa, allora li prendi e li metti in un carcere. Certo. C'è e a volte può i manicomi criminali, loro... vabbè, lo capiranno prima o poi, a volte devono può essere a volte la denuncia, tante volte, è una salvezza, perché la denuncia poi dopo mette in atto comunque delle condizioni tali per cui si offre anche un aiuto.
alla persona, esatto, che è comunque disagiata in quel momento. Sì, ma anche però se non crei centri, quindi da lì inizia il percorso. Però se non crei centri, ma se non crei carcere, laddove possibile. Per assurdo, per quello che deve essere aiutato di più non è lei, ma lui. Ma certo che lui. Perché se recuperi lui, hai interrotto il coro vizioso. Infatti la nostra sfida è quella, che a volte non è una cosa semplice, a volte non è una cosa sempre possibile, però la nostra sfida è quella di trovare sempre strumenti più affinati per recuperare chi deve essere recuperato, perché è lì che riusciamo a garantire la tutela per il futuro. Certo. Quindi se io denuncio, tu prendi il mio ex, lo porti dentro un istituto dello Stato, lo fai visitare da gente che poi ti può dire che tipo di disturbo fa ha. La diagnosi. Fa una diagnosi, lo sottopone a una terapia. Se si rifiuta, lo prendi e lo metti in un carcere, perché quello è dannoso e pericoloso. Perché a quel per punto lui è pedante. Ci sarà una relazione medica che dirà che quello è un uomo pericoloso, che rifiuta di farsi curare, ci fai un TSO e te lo metti in un centro di salute mentale. Dopo che ci vanno i primi tre, il quarto ci pensa. Sei in grado di pensare. Se non è in grado, lo mettiamo dentro. Se non è in grado, fa parte di quel circuito. Sarà il quarto che andrà con i primi tre. Io sono, mi dispiace, non ho mezzi termini su questo. Ma non argomento. Si possono avere mezzi termini, perché mezzi termini hanno prodotto questo risultato. Perché come si dice in siciliano, come dico piatuso. Fa la piaga puzzolenta. Ma infatti in queste cose non ci possono essere i mezzi termini. Cioè i mezzi termini possono essere soltanto gli strumenti da mettere in atto. Ma per il resto non ci possono essere. Senti, ma qualcuno mi diceva, no? Ma non ce l'hanno le famiglie questi soggetti? Come mai che, per esempio, parlando delle Reina, dice nessuno della famiglia si è accorto che stesse male e che magari l'ha portato? Ma non è facile portare uno che si rifiuta, ho detto io. Ma non so l'esperienza della dottoressa, però io credo che la famiglia spesso protegga addirittura più che svelare. Ed è una mentalità anche molto meridionale. Succede troppo. Anche al nord, non ti però crede perché al nord sono tutti evoluti. Però qua mi è successo a me che mi dicevano, una forma io di al nord non ho mai sentito quando cercavo di intervenire su qualcosa, fatti gli affari tuoi. Qua mi è stato sempre detto, pensa per te, fatti gli affari tuoi, ma che questo ti frega. Fa parte di una mentalità molto più ampia. E io dicevo, no, mi frega, scusa, è una cosa grave, sta succedendo un reato. Il fatto di non vedere, non sentire, non parlare, questo fa parte di tutta una disciplina più ampia di cui sì, godiamo. Mi sono fatta una cultura parte. Negativo. Senti, e ti chiedevo quindi, cosa riescono a volte i familiari a portarti o a portare in terapia soggetti di questo genere per cercare di aiutarli? Allora, hai usato un bel termine che è a volte. Io a volte posso rispondere di sì. Non sempre, perché spesso accade che quando ci sono delle persone fortemente problematiche, queste persone hanno proprio la caratteristica di non riuscire a contattare il proprio sé, di non riuscire a contattare non le proprie emozioni, non se lo riconoscono neanche, e quindi di non avere la possibilità di riconoscere dov'è il problema e se c'è un problema. Quindi il problema è sempre dell'altro, no? Perché comunque in tutte le cose ci sono delle cause esterne. Quindi che cosa accade? Che spesso avviene che sono le persone intorno alla persona problematica che vanno in terapia, ok? Mm-hmm. Perché ad un certo punto devono tutelare la propria mente e cercare di ritrovare un attimino se stessi. Cambia tu poi, per cambiare l'altro, se ci questo riesci. È un grave errore. Perché se cambi tu, cambi le cose, perché tu magari ti puoi, no, hai imparato consapevolezza, ti non può, te ne puoi andare. Allora, se parliamo di altri casi, sì, se parliamo di questi casi, no. Cioè, se parliamo di altri casi, diciamo di normalità, dove ad un certo punto dei si agisce a normali. Livello terapeutico, ad un certo punto in modo sistemico, chiaramente dove c'è un cambiamento, il cambiamento poi dopo si ripercuote, sì, sul sistema. Sì, sì. Però non voglio personalmente lanciare questo messaggio dove se ci sono delle situazioni di aggressione, se cambio io, cambia l'altro. No. No, perché questo è un grave errore che viene fatto tante volte dalle, diciamo, pazienti che mi raccontano, e già quando sono pazienti va già bene, perché vuol dire che vengono già, certo, in terapia, ok? Però ci sono delle persone che ad un certo punto, facciamo il caso di donne per esempio, che vanno a cercare le diagnosi su internet, che è una, sì, cosa meravigliosa, no,
È una cosa meravigliosa, perché io ad un certo punto tante volte mi trovo, quando sono miei pazienti, a confrontarmi, anche a confrontare i significati, no? E aiutare proprio a vedere che cosa può essere utile, che cosa può essere non utile, eccetera, eccetera. Quindi a volte la terapia assume dei contorni intelligenti che mi piacciono moltissimo. Però bisogna fare attenzione ad una cosa, cioè nel senso, allora, se io vedo che c'è qualche cosa che è disfunzionale all'interno del mio rapporto e me ne rendo conto, se comincio a cercare su internet, dove ci sono miriade di video sui narcisisti, sui border, su questo, cioè, o io ad un certo punto dico, a cacchio, mi trovo in questa situazione e quindi adesso devo cercare di tutelarmi, voglio capire, questa cosa mi sta facendo del male, vado a confrontarmi con un tecnico, ok? E un conto invece usare i video per fare diagnosi senza strumenti, avere già deciso qual è il disturbo che ha l'altra persona perché ha sentucchiato qualche cosa, capito? Quando noi a volte ci impieghiamo, a volte un attimo, a volte ci impieghiamo giorni a fare diagnosi, ok? E con questi video poi ad un certo punto che cosa succede? Che vengono strumentalizzati per dire, ah, adesso io ho capito, questo soprattutto la persona dipendente, ho capito che cosa tu hai, adesso cercherò di curarti io e quindi cercherò di migliorare la relazione, non rendendoti conto che entri ancora in un incastro più grosso, perché entri in un pasticcio emotivo e relazionale incredibile, all'interno del quale, soprattutto quando dall'altra parte c'è un soggetto manipolante, non fa altro che utilizzare il tema della malattia ancora meglio, cioè proprio gli serviamo praticamente un asso direttamente per incastrarti ancora di più nella relazione. Quindi dobbiamo fare attenzione, un conto è se io leggo qualche cosa per istruirmi e per poi dopo andarmi a confrontare e mettermi nelle mani poi dopo di persone che sono capaci e tante volte fanno fatica anche loro, perché tante volte facciamo fatica anche noi, ok? E cerchiamo di trovare strumenti su strumenti, teorie su teorie, cioè siamo lì che ci scervelliamo per cercare qual è il tema giusto per quella persona, perché quella persona ha una storia generazionale che è sua, ok? E non può essere tutto risolto in quattro parole e neanche con un amico, con una birra consolatoria, ma vedrai che la prossima volta tu devi fare così, devi provare a fare cos'ha. Quando c'è qualcosa di disfunzionale, questa disfunzionalità va messa in mani tecniche e ad un certo punto dobbiamo arrenderci a questo, perché se a me arriva una persona che ha una grave polmonite, io la mando dallo pneumologo, ok? Non è che dico, ma senti, sai, forse ho sentito che ci sono queste gocce, te le provo a dare, ok? Non funziona così. Quando arriva una persona che è fortemente disturbata, non posso pensare di risolvere il problema con una birretta e quattro chiacchiere, perché non si risolve così il problema, perché allora io colludo. E allora io sono complice dell'omicidio. È inutile che dopo me ne lavo le mani, perché io lo sapevo. Esatto. Ok. Ed è qui che nasce il muro omertoso delle persone che ci sono intorno, dei familiari, e non mi riferisco a questo caso perché non posso dire nulla su questo perché non conosco diciamo niente che riguarda questo caso se non qualcosa, ma in generale, poi dopo è il contesto omertoso che c'è intorno che favorisce questo, ok? E che favorisce a volte la violenza anche in altri ambiti, come per esempio sui minori, eccetera, eccetera, perché le urla dei minori vengono sentite dai vicini di casa. Ma infatti come okay? fanno a non intervenire? Io mi piomberei là nel giro di se sento secondi. Un bambino che piange, se sento un bambino che piange, dico va bene, forse è caduto, poi ad un certo punto smette di piangere perché è intervenuto un adulto, ma se io sento un pianto continuo che arriva continuamente, che arriva disperato. Tutti i giorni e che è disperato, c'è cioè qualcosa che non va e se non intervengo io sono complice. Brava, è okay? Giusto, così è. E questo che ad un certo punto il cittadino deve entrare, deve cominciare a tenere gli occhi aperti su questo. Se io sento una donna che urla, sono complice e non faccio niente. E in questo lo Stato è manchevole, la legge è manchevole. Ecco. Perché mi ricordo per esempio che una delle ultime, la donna che sta, di cui il funerale si è fatto oggi a Roma, è stata uccisa nell'androne del suo palazzo. Che tutti sapevano delle grida, delle urla e degli e altri. Lei ha urlato e gridato prima di prendere 37 coltellate e non c'è stato un disgraziato che si è affacciato. Vabbè, è successo anche a me. Che nessuno ha chiamato la polizia, l'hanno trovata dopo molte ore morta a terra lì. Mm-hmm. Ora, se lo Stato impone al cittadino che ha un dovere morale e giuridico, esatto,
di avvertire gli organi di polizia, non dico di intervenire personalmente. Perché puoi avere paura, ti puoi sentire non capace, però quantomeno alzare il telefono e dire venire di corsa. Perché c'è un concorso di colpa anche in questo. Già, e io lo dico. E c'è un concorso di colpa in un genitore che sa che la figlia viene presa a botte dal fidanzato e dice vabbè, sono fatti tra fidanzati, io che ci posso fare? C'è un concorso di colpa, se non denuncia lei, è il genitore il primo. Che deve, è la madre, il padre, il fratello che deve chiedere aiuto. Se è il contesto, perché adesso dico la legge è manchevole, perché ci stiamo occupando solo della vittima, ma le vittime sono tutti, qui sono tutti vittime, carnefici e vittime, sono comunque vittime. Anche perché psicologia, il carnefice e la vittima a volte si scambiano. Esatto. Perché questo sta diventando, scusatemi se introduco un argomento, allora questo Stato, questa nazione ha dovuto risolvere un problema enorme che si chiama mafia, a un certo punto ha cercato di risolvere questo problema, comunque ci ha provato. Ha detto che ci ha provato. Però ci ha provato, vi ricordo che in tempi ormai passati ha introdotto il 41 bis, ha fatto leggi speciali, sì, adesso parlano di toglierlo. Ha fatto una serie di cose che al di là del codice vero e proprio ha messo le mani sulla libertà delle persone, sui beni di queste persone, cioè ha strafatto giuridicamente, perché era un fenomeno che non riusciva a fermare. No, perché volevano contrastarlo realmente in quel periodo storico. Perché era diventato un fenomeno talmente ampio e che le leggi che c'erano è talmente erano inefficaci e inefficienti. E quindi lo Stato ha capito che doveva intervenire pesantemente usando il pugno di ferro. Ora qui mi spiegate perché non è entrata nella mentalità di tutti che questo è un fenomeno pericoloso ed invasivo che colpisce a tutti i livelli, tutte le fasce sociali e a tutte le età. Se lo Stato non interviene, prima lo Stato, con un pugno di ferro, per arginare e fermare questa situazione, noi non ce ne usciremo più, perché siamo arrivati al punto che i ragazzini a 14 anni ammazzano le fidanzatine a 13 anni. Adesso però stanno mettendo quella legge... Quella sui telefonini... No, che dice... Sì, vabbè, ma anche che dice che si abbassa... il livello di punibilità, sì, che però ci hanno messo un sacco di tempo e forse dovrebbero ancora calcare qualche cosa in più. Ma ancora siamo allo zucchero nel caffè, ancora non basta. E lì poi entriamo tutto in un mondo minorile, su tutte altre problematiche, senza parlare di stupri, al di là delle donne uccise, certo, delle donne violentate, delle ragazze violentate, di quello che avviene in questo mondo atroce, perché poi c'è nel tutto il mondo social, tutta la storia, è una cosa orrenda. Oggi sentivo un caso di un delinquente, ragazzo, che era stato malmenato da soggetti che si erano accorti che stava facendo questo, e lui ha sporto denuncia perché l'hanno preso contro questi, dicendo così: hanno sentito i cittadini di quel territorio, è inutile che ci prendiamo in giro, i cittadini hanno detto ma no, quattro cazzotti, lo dovevano uccidere, che adesso lasciamo stare il fatto del discorso che non si toglie la vita a nessuno e vabbè, inutile che ce lo venite a dire, che lo sappiamo benissimo soli, però questo fatto fa sì, noi dobbiamo riflettere su quello che è stato detto, e non se poi si faccia o meno, fa capire che la gente è esasperata, non ce la fa più, vede l'altro, quello che fa questi crimini, come un nemico pericoloso. Quindi se noi come Stato non interveniamo, non possiamo nemmeno chiederci perché interviene il singolo cittadino che fa giustizia perché da sé. Se lo Stato non interviene duramente per fermare o arginare un fenomeno di qualunque tipo, sia di droga che di mafia che di violenza, sai cosa succede? Che si innesca un meccanismo, e la dottoressa forse mi può dare atto di questo, un meccanismo della mi faccio giustizia da solo. Sì, l'ho detto prima, infatti. Del giustiziere della notte. Sì, il sì. Meccanismo che si innesca è quello I del giovani giustiziere di oggi hanno questa idea. Lo Stato non esiste, fattene una ragione. Non è possibile permettere questo. No, infatti, però mi viene detto spesso. Il passaggio che è ancora più grave è quello che si innesca se lo Stato è impotente per volontà o per negligenza, allora si innesca il meccanismo del giustiziere della notte. Allora tu mi hai ammazzato la figlia, io ti ammazzo il fratello, la cognata,
cioè si innesca questa cosa malvagia, perversa. Anche quando hanno rapito la bambina piccolina lì a Firenze, quando hanno detto, ma è tutta una cosa all'interno loro, per i loro traffici, per le Hai loro cose. capito? Anche dire questo non è che sia bello, Ma perché vuol questo dire che è interno loro, che è un problema loro e non è un è la problema sconfitta nostro? della giustizia in Non ho Italia, perché capito. lì c'era una situazione delinquenziale Conclamata incredibile, poi. sicura, certa, sulla Infatti, quale nessuno ha infatti, operato nulla, infatti, perché nessuno, operano soltanto appunto. quando viene il caso E poi si grave. giustifica il tutto dicendo, vabbè, era una cosa tra cosche, ma che è? La Capito? mafia che si uccide, No. dice, fino a quando si ammazzano fra di loro non è un problema, così si Ma diceva quella è una una volta. bambina, non è tra di loro i Vedi mafiosi. che il concetto che poi ha portato Sì. invece alle leggi speciali sulla mafia era che, vabbè, fino a quando si ammazzano fra di loro non è un problema, e poi invece è diventato un problema la Perché non mafia. ammazzavano fra di loro, ma Non si ammazzavano ammazzavano tutti più, i magistrati, i ammazzavano i poliziotti, ragazzi per strada, gli imprenditori e tutti capisci? quanti quelli Si che è sono morti. dovuta arrivare lì per capire che il problema c'era, perché non si ammazzavano soltanto fra mafiosi. Perché c'erano i morti di mafia negli anni 80, no, ma no, si ammazzavano tutti tra di loro. Vabbè, non ci voleva una legge, non era necessario arginare quel fenomeno, perché si ammazzavano fra di Che loro. poi mentre quelli si ammazzavano di loro ci capiti in mezzo tu, come è successo anche recentemente a Napoli. Voglio dire, ma che significa si ammazzano di loro? Non Abbiamo, devono succedere queste certo, cose, siamo dovuti punto. arrivare Però mi al dispiace che nemmeno un primo. governo di destra, per la paura che viene definito troppo di destra, riesce a mettere il pugno di ferro di cui parlavi tu e dire con chiarezza: ci sono cose sulle quali non possiamo passarci sopra. Punto. Vi piaccia o non vi Perché la piaccia? democrazia oggi vive di compromessi. Di troppi però. E Anche quando la, si hanno troppi anche, e compromessi quindi non si la aggiunge democrazia vive di compromessi, e questi compromessi appartengono sia al mondo della destra che al mondo della niente. sinistra. Io sono Purtroppo. una donna che appartiene al mondo della destra, comunque di quell'area, e ti dico che da questo punto di vista il compromesso politico Perché a esiste. loro interessa la poltrona. Purtroppo. Esiste da quando è esistito il mondo, da quando è esistita la democrazia, di qualunque tipo fosse questa democrazia. Compromesso storico l'ha inventato Aldo Moro, non ce lo scordiamo. Lo so, Quindi, poverino, poverino, anche lui ha subito. ha subito moltissimo per questo. Allora, noi siamo in chiusura, no? E per concludere questo incontro e farlo diventare un incontro fattivo, che non è soltanto quattro chiacchiere tra amiche competenti che si conoscono perché appunto per motivi di lavoro hanno frequentato i vari centri e quindi alla fine ci si è accorti che c'era la stessa lunghezza d'onda e si è pensato possiamo fare qualcosa insieme partendo da una trasmissione. Io vorrei che si potesse fare qualcosa insieme fuori, tra la gente, come dice il motto della polizia, tra la gente con la gente. Cioè io vorrei che si potesse creare, che la politica anche locale tenesse conto di questo e non chiamasse le loro amichette, quelle che stanno fidanzate, compagne, amiche, amanti dei loro amici politici, ma chiamasse le persone competenti che hanno voglia di fare le cose, anche partendo dal volontariato, ma almeno facciamolo. Facciamolo tra persone competenti. Io penso che questo sia un messaggio importante perché noi non possiamo continuare a raccontare donne morte. Marisa, forse per noi qui, in questo territorio, deve rappresentare l'inizio della fine. Noi dobbiamo cercare di fare qualcosa concretamente. Ognuno parta dalla propria città, dalla propria regione, dalla propria provincia, ma almeno partiamo. Che ne pensi? Certo, sono d'accordo, assolutamente sì. Quindi noi ci siamo, vogliamo vedere se voi ci siete, perché le istituzioni hanno un potere che noi da sole non possiamo avere. Quindi investiteci di questo compito, di questo ruolo, per fare in modo che noi veramente, concretamente, possiamo passare dalle parole ai E fatti. smettiamola di fare chiacchierate, non servono a Ma per niente. carità, nessuna cosa, io ho mai condiviso le No, fiaccolate. non venga in mente a nessuno di fare una fiaccolata per una donna che muore, perché è una cosa senza senso. Serve soltanto a chi la fa. Cosa Con serve? A chi la la fa? giornata del fiocchetto, che è Non ha, terribile. è una cosa orribile. E quindi dico, bisogna invece tenere cominciare a stendere un filo sul quale tutte le istituzioni, se vogliamo partire ognuno nel piccolo, quindi della propria città, partiamo dagli organi istituzionali di questa città, di Marsala, di Castelvetrano, di Salemi, che siano,
tendiamo la mano agli organi, agli inquirenti, quindi cerchiamo di creare una linea attraverso la quale Una questo, rete. una rete dentro la quale lavorare, che vada dalle istituzioni comunali alle caserme dei carabinieri, ai commissariati, alle strutture sanitarie, all'assistenza agli uffici Preposti. preposti, fino alla magistratura, fino alla Procura della Repubblica. Chiediamo alla Procura della Repubblica di istituire, per esempio, all'interno del contesto della Procura, un magistrato che si occupi, per esempio, solo di questo. Che sia un magistrato specializzato, che sia una donna, un uomo a cui affidare solo un incarico speciale per seguire soltanto questi casi, no? Perché una denuncia non vada Come quando hanno dato oggi dalla a Chiesa tizio, l'incarico oggi a Caio, oggi a speciale di Sempronio. sconfiggere le Brigate Rosse. Queste Che sono le Brigate si faccia Rosse, non, rosse di è una sangue. parola che odio, che quel famoso tavolo, perché i tavoli servono Di soltanto concertazione. per fare conferenze stampa, ma che si faccia di concerto un progetto di rete in cui io so che il magistrato X è l'unico che si occupa di questi casi a cui mi posso Referente rivolgere. proprio. Lo so come ente comune, lo so come ente sanitario, lo so come commissariato, come Come associazione associazione volontariato. di volontariato, di ascolto delle donne. Creiamo una rete che sia fatta di fisica, di uomini e donne. No, non mi serve l'online, neanche la fiaccolata. Ci vuole fisicità, Presenza. presenza. Diciamo le cose sia quello che Grazie, facciamo. sei unica. Io volevo dire un'ultima cosa, cioè volevo concludere il mio intervento lanciando un messaggio alle donne, perché molto spesso si è parlato di ultimo appuntamento, no? Non andare a questo famoso ultimo appuntamento. Ma come si fa a dire qual è l'ultimo appuntamento? L'ultimo appuntamento si sa soltanto dopo la tragedia, che era l'ultimo appuntamento, non si può sapere prima qual è l'ultimo appuntamento. Allora, quello che invece io voglio raccomandare è non andare a nessun appuntamento. Quando c'è una persona che si sente, che è una persona che c'è qualcosa che non va, dobbiamo ascoltare il nostro corpo. Quando sentiamo di avere paura, quando sentiamo che c'è qualcosa che non ci convince, quando sentiamo un brivido lungo la schiena, ci dobbiamo ricordare di fidarci di noi stesse, che il nostro corpo ci lancia proprio dei messaggi e dei segnali per salvarci. E questi segnali noi dobbiamo imparare ad ascoltarci e a fidarci di questi. Quindi, quando c'è qualcosa che non va, quando c'è un legame tossico, quando c'è un legame disfunzionale, quando c'è una relazione che è difficile, non dovete aprire il cancello, non dovete andare all'ultimo appuntamento e non dovete andare neanche al primo, perché prima dell'ultimo appuntamento ci sono stati tanti chiarimenti prima, io sono convinta di questa cosa. Quindi non andate all'ennesimo chiarimento, perché a volte non c'è più niente da chiarire. Quindi le donne che sono accanto a questa donna, non mandatele all'ultimo appuntamento. Le mamme, i padri, gli amici, non dovete permettere che ci siano ulteriori chiarimenti più di quello che c'è già stato, soprattutto se c'è stata una frattura. E aiutate le mamme a far sì che i bambini vengano accompagnati da altri, da questi padri, e ripresi da altri, no? Che tu puoi chiamarmi e dirmi vieni a riprendere la bambina e poi mi uccidi. Non Dove, allora, esiste. Io dove con c'è? te non voglio avere nessun tipo di rapporto perché so chi sei e so quanto male sai fare e quindi non voglio né che mi chiami, né che mi parli, né che mi chiedi di venire perché io non verrò. Sono venuta fin troppo. Questa è la verità. Bene. Noi per ora concludiamo qui. Voi se avete qualcosa da dire, se pensate di dare qualche suggerimento, se ritenete di fare che noi possiamo fare altre trasmissioni che riguardano il caso e magari volete portarci dei casi specifici, noi siamo qui per ascoltarvi, siamo qui per aiutarvi concretamente e sinceramente. Abbiamo le competenze, c'è lo psicologo, c'è l'avvocato, c'è un altro avvocato, insomma abbiamo tutto, c'è l'esperienza diretta di una persona che ha subito, che sa quello che si subisce, come si subisce e anche come si è salvata. Perché per fortuna io lo posso raccontare. Un bacio a Marisa, anche se è nel cielo, e a sua figlia, che speriamo che possa crescere lo stesso bene con lo zio che già l'ha presa e si sente padre e madre, come lui stesso ha detto. A voi tutti grazie per l'ascolto. Ringraziamo l'avvocato Mariella Martingiglio, l'avvocato Anna Calamia e la psicoterapeuta, che è viva Mazzara, quindi vi può aiutare tantissimo, che è Anna Maria Tranchida. Quindi ognuno di loro è nel territorio, quindi potete contattarli e potete farvi aiutare singolarmente o in gruppo. Grazie.
Grazie a tutti, buonasera. Buonasera. Buonasera.